Ronnie, questo è il segreto. È tutto qui il segreto, sì, della PCR. Che belle, le zuppe, belle e buone, le buone, zuppe. Buone, buone, e poi ti fanno andare più forte. Ma che gusto sono? Perché dopo, quando le mangi, dopo ti viene fuori un po' del gas, no? Che devi sfiatare. E lui va molto più forte. Lui è Manu Renaudi, PCR TM ufficiale. Guarda dove si è piazzato nella KZ. Guarda, guarda, Ronnie, guarda. Guarda, è primo, digli bravo almeno. Complimenti. Grazie. Manu, allora davvero gli hai... Oh, le zuppe fanno cagare, hanno già un taglio. No, fa scorreggiare. No, fanno cagare, fanno... In francese, lui che... Mi piace quando parli in francese, perché sei elegante. Sì, sì, molto. Cosa sta facendo? No, no, porto no, drink. Ti porto drink. Anche questa è francese, però io no... No, non beve, non beve, ma sicuro. In ogni caso, Manu, ti senti più forte questo weekend in pista? Ti senti un po' il riferimento per gli altri? No, mi sento bene. Ok. Beh, e degli altri chi è che ti... Sei riuscito a battere tuo nonno sul campo, caspita. Questa è una bella... è un bel segnale, eh? Sì, sì, no, vabbè. Poi tuo nonno, vabbè, comunque tuo nonno è sempre uno di riferimento, come lo è Landers, così. Cioè, alla fine non le puoi neanche lasciare da parte e dire vado e basta. Cioè, ci saranno anche loro domani, però no. Oggi andava bene. Nell'ultima match ti sei un po' tenuto alla fine, o hai tirato fino alla fine? Perché Lammers comunque ha bastonato parecchio poi nel recuperare, andava davvero molto forte. Tu che strategia hai attuato una volta davanti? Quando sei là davanti che vedi che riesci ad andare via su una pista così veloce dove il motore è sempre, cioè non è al limite, però... Dopo vedi che c'hai un po' di margine e gestisci. Diciamo che metteva l'overdrive e andava, diciamo la verità. Hai capito? Andava a metà gas, abbiamo capito, domani è un'altra storia. Cioè, mettevo la sesta, non la settima.